Buongiorno, sono Stefano Quintarelli, sono un imprenditore che opera nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica. Con i miei soci abbiamo fatto una società che abbiamo quotato in borsa e che abbiamo successivamente venduto ed è stata fusa di recente all'interno di un famoso gruppo internazionale. Mi occupo di un settore che è molto poco di moda, che è abbastanza osteggiato. Molti conduttori televisivi, anche blasonati, ostentano la propria ignoranza e presentano l'internet e le telecomunicazioni solo aspetti negativi, ignorando tutte le cose positive. Questo, a mio avviso, contribuisce a tenere le persone, alimenta delle aspettative negative e che contribuisce a tenere le persone lontano dalle reti, lontano dall'informatica, costituendo di fatto un digital divide culturale che non fa il bene dell'economia. Il commissario Reding, infatti, ricorda che il 50% della crescita economica dell'Europa è dovuta alle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, le stesse tecnologie dove tutte le più recenti statistiche indicano che l'Italia purtroppo è un fanalino di coda, prima ancora che dal punto di vista tecnologico e proprio dal punto di vista culturale. Questo è un male perché con la progressiva smaterializzazione dell'economia l'importanza delle reti è crescente. La rete quindi non va vista come un prodotto qualunque, come il sistema delle telecomunicazioni, come una cosa a sé stante, come la fabbrica di bottiglie o di saponette. Le reti di telecomunicazioni sono degli abilitatori di crescita economica, sono un elemento centrale all'interesse collettivo del paese. Non è un caso che alcuni paesi a maggior dirigismo tecnologico, le tigri orientali, hanno fatto dei piani ambiziosi sostenuti dalla politica per portare le fibre, la fibra ottica fino nelle case di tutti i cittadini e di tutte le aziende. Purtroppo in Italia le previsioni per la realizzazione di una rete in fibra abbastanza timida che non arriva neanche fino alle abitazioni delle persone, comunque già solo le previsioni di questo slittano anno dopo anno. Allora io credo che dovremmo chiederci, ma rispetto allo sviluppo economico che vogliamo avere, quale sarà la rete che servirà meglio le esigenze dell'economia italiana tra 10-20 anni? Che meccanismo di telecomunicazione, che sistema di telecomunicazione e di informatica vogliamo per sostenere l'economia italiana tra 10-20 anni? Che meccanismo implementare, un meccanismo di concessioni tipo quello autostradale, partnership pubblico-private tipo quello che avviene, si sta proponendo in Australia, un intervento dello Stato diretto come sta accadendo a Singapore, o come viene ipotizzato in Svezia. Ecco, io credo che dobbiamo capire, dobbiamo discutere qual è il tipo di rete che vogliamo a sostegno dell'economia italiana e poi, una volta deciso qual è il tipo di rete che ipotizziamo, capire come realizzarlo e che politiche attuare. Circa un paio d'anni fa io ho lanciato una campagna su internet che si chiamava La fibra che ride. A tutt'oggi vi sono circa 70.000 citazioni in rete di questa campagna della fibra che ride, in cui sollecitavo a discutere della fibra così come si discute di tutte le altre grandi opere. Sappiamo tutto della variante di valico della TAV, però della rete di telecomunicazioni, e questi temi occupavano ampi spazi in tutti i rotocalchi della televisione, però della rete di telecomunicazioni che è, ribadisco, commissario Reding, il 50% della crescita del PIL viene dall'ICT, e purtroppo di questi temi non si parla. Allora io chiederei di discutere della rete come delle grandi altre opere, anche perché il 55% dei costi di realizzazione della rete sono opere civili, quindi sono scavi, sono permessi, sono ostacoli dovuti a mancanza di servitù, a burocrazia, a mancanza di incentivi alla ristrutturazione dei palazzi, l'assenza di norme omogenee, quindi molto si può fare per incentivare la realizzazione di una nuova rete. E comunque molto va fatto per decidere che tipo di rete vogliamo e come deve essere la struttura di mercato che garantisce lo sviluppo di questa rete. Negli ultimi anni 50 la politica ha ritenuto essenziale per lo sviluppo economico del paese realizzare l'autostrada del sole. Nel 1964 il presidente Moro ha inaugurato l'autostrada del sole. Ecco, il costo di una rete in fibra che colleghi tutte le abitazioni di tutti gli italiani, quindi un progetto enorme, capillare, costa probabilmente, diciamo costa circa come l'autostrada del sole, probabilmente meno. Ed è una, sarebbe un motore, darebbe una propulsione enorme all'economia italiana. Ecco quindi la mia domanda, Presidente. Lei,
intende impegnarsi per lo sviluppo di una rete in fibra che colleghi tutte le case e, se sì, in che modo?